Le priorità sono state chiaramente definite dall'Assemblea già l'anno scorso con la proposta di raccogliere i 47 capi di Stato e di Governo in un summit dei nostri paesi, perché noi avvertiamo l'esigenza di rafforzare la nostra istituzione, il Consiglio d'Europa, che è l'unica istituzione che raccoglie tutti i paesi nel continente europeo. E in un momento in cui ci sono forti spinte centrifughe, tensioni, chiusure nazionalistiche o sciovinistiche, noi pensiamo che debba essere riaffermato l'impegno al più alto livello di questi paesi per la difesa dei diritti umani, della democrazia e degli strumenti che noi abbiamo, la Convenzione e la Corte. È la seconda volta che un italiano assume questo importante incarico dopo la presidenza vedovato all'inizio degli anni 70 e mi è sembrato giusto ricordare le grandi figure della nostra tradizione europeista, appunto De Gasperi e Spinelli. Sono persone che hanno sperimentato anche la durezza del carcere sotto il fascismo e quindi hanno capito che cosa vuol dire la negazione della libertà. E entrambi hanno maturato l'idea che solo se si superano i nazionalismi, solo in una cooperazione, in un'Europa pacifica, non solo gli stati possono vivere senza guerre, ma anche le persone possono avere i loro diritti tutelati, e questa mi sembra la migliore tradizione dell'europeismo italiano.